Grazie all'amministrazione comunale di Casatenovo che ha chiamato Comunità Nuova per supportare questa nuova polisportiva e direi che finalmente non solo io e Claudia, ma anche tutte le persone che in questi mesi hanno lavorato su questo libricino che vi è stato consegnato all'ingresso, ci siamo. Sono 3 mesi che lavoriamo in modo veramente costante e sodo. Perché abbiamo voluto questa serata? Perché volevamo dire ufficialmente quello che la GSO vuole fare a Casatenovo. Vuole portare al centro i ragazzi attraverso lo sport. Questo vuol dire che in campo si entra sì per vincere, ma anche per crescere. Quindi io, Claudio, tutte le volte che incontriamo i ragazzi, i genitori, e gli allenatori e i dirigenti cerchiamo di supportare attraverso le nostre competenze. Utilizzare lo sport come occasione di crescita personale, lavorando su un concetto di gruppo, di legalità, di rispetto, di responsabilità e passione, sono sempre tenere presente. Quando si parla di legalità, dal giorno d'oggi sembra diventato qualcosa così. Noi crediamo che la legalità sia un punto di forza, che rispettare se stessi, rispettare gli altri, rispettare i giudici, rispettare voi sia qualcosa di veramente importante. Vi dico subito che ci aspetta un grande lavoro. Quando si parla di sport uguale educazione, i risultati non sono domani mattina. Noi stiamo seminando qualcosa oggi e sperando di raccogliere i primi frutti non domani mattina, forse fra un mese, tra 2, tra un anno, perché l'educazione ha tempi lunghissimi. La GSO fa parte anche di una nuova idea di comunità nuova. Questa nuova idea la presenta Claudia. Allora, la GSO è affiliata alla community Io Tifo Positivo, che è un network, un insieme di GSO più altre 5 società sportive che sono Briantea 84, Bresso 4, Cusano Milanino Basket, City Volley Visaglia e Rugby Amatori Milano. Cosa è questa community? La community significa che ogni società sportiva ha fatto un patto e aderisce e promuove all'interno della propria società i valori dello sport, non solo a parole, ma attraverso delle azioni e dei gesti che siano veramente concreti e visibili. Quindi si impegna ciascun protagonista della GSO, in questo caso, ma di ogni società sportiva, si impegna a mettere in campo le buone prassi e soprattutto a farle circolare, confrontandosi periodicamente con altre società sportive, il tutto per promuovere una cultura sportiva sana e corretta. Grazie a Claudia. Noi volevamo portare via pochissimo tempo. Il biglietto che avete in mano sarà un po' il filo conduttore della serata e a questo punto passo il microfono a Daniele che presenterà i nostri compagni di squadra e i nostri ospiti. Sono emozionato anch'io. Puoi far partire il video di Matela? Grazie. Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand.
spot can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers, in loss, in the face of all types of discrimination. The heroes that are standing with me are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, both local and international. They are champions, and they deserve the words of recognition. Their legacy will be an international community where the rules of the game are the same for everyone, and behavior is guided by fair play and good sportsmanship. Dal presidente ai nuovi dirigenti, sempre della nostra provincia di Lecco. Un altro applauso per il CSI. Un grazie di cuore anche al nostro parroco Don Antonio, che ci segue sempre in questi progetti, e al nostro vicario episcopale, Monsignor Rolla, grazie di essere qui, che dice l'attenzione più importante, che è anche il motivo per cui a un certo punto, quando ci siamo ritrovati con i vari consigli degli oratori ormai 2 anni fa, a cercare di scrivere un progetto degli oratori condiviso, ci siamo trovati un po' spiazzati, perché ci siamo accorti che dal punto di vista dello sport i nostri oratori in modo diverso e a titolo diversificato si occupavano di questa parte importante dell'educazione dei ragazzi, ma forse mancava un tassellino in più, che sicuramente l'aspetto un po' più di comunità tra le nostre 5 parrocchie, i nostri 5 oratori, che è anche il motivo per cui tutto questo è partito e nato, ma anche un'attenzione specifica che l'oratorio, la pastorale giovanile, vuole avere per il mondo dello sport. Quindi anche il fatto che sia qui Monsignor Rolla, questo vuol dire che a livello di Chiesa sta nascendo un fermento da questo punto di vista. L'attenzione delle parrocchie, degli oratori, delle varie comunità educanti, dei consigli degli oratori, si sta rimettendo anche su questo aspetto fondamentale dell'educazione dei nostri ragazzi, lo sport. Quindi grazie a tutti per essere qui questa sera. Sappiamo che questo progetto è appena partito, è un neonato, stiamo cercando di insegnargli a camminare, a parlare, a gestire le relazioni in modo corretto, i passi da fare sono tantissimi, quindi un grazie di cuore a tutti quelli che stanno credendo in questo progetto bellissimo, che stanno spendendo tempo e energie, ai vari consiglieri, ai vari allenatori, dirigenti, volontari, ma il più grande applauso a tutti i nostri atleti, dai più piccoli ai più grandi, che sono qui questa sera. Grazie mille, perché oggi i protagonisti siete voi, i nostri ragazzi, dai Pulcini fino alla prima squadra. Quindi grazie di cuore a voi. E un altro grazie a un'altra neonatissima, e cioè la nostra sezione di atletica, di cui siamo orgogliosissimi e che ci fa dire che stiamo diventando sempre di più una polisportiva. Quindi un applauso anche all'atletica. L'ultimo grazie, perché non vorrei dimenticare nessuno, anche all'auditorium che ci ospita e a tutti i volontari che si prestano sempre molto volentieri per le nostre iniziative. Quindi un applauso ancora, e adesso la parola ai protagonisti.
Qui ogni persona ha la possibilità di esprimere le proprie abilità nella disciplina preferita, in quanto qui intendiamo dare pari dignità a tutti gli sport. Qui lo sport è un momento di aggregazione, da vivere tutti insieme per poter raggiungere la corresponsabilità. Qui lo sport, no, qui lo sport è educare innanzitutto al rispetto e alla cura delle persone e ambienti, inoltre permette di imparare sempre qualcosa da ogni risultato ottenuto, trovare la positività che aiuta a crescere. Genitori si impegnano e si divertono mettendoci il massimo impegno durante gli allenamenti e le partite. I dirigenti mantengono vivi i principi e i valori della gesta San Giorgio. Bravo! Passo la parola al nostro vicepresidente, giovanissimo Stefano Comi. Dobbiamo aspettare i dati della prefettura perché, come sapete, gli organizzatori tendono sempre ad alzare il numero dei partecipanti e la prefettura lo abbassa, quindi domani sapremo esattamente quanti saremo stasera. Ma la cosa comunque fondamentale è che, guardandoli da qua, è tutto pieno. È bellissimo vedere questi tanti. Io aggiungo ringraziamento a tutti i membri del direttivo, perché è già stato detto, ma mi preme sottolineare come tutto il direttivo si incontra praticamente settimanalmente per far fronte alle tante situazioni che dobbiamo portare avanti e che vogliamo portare avanti, e l'entusiasmo vi assicuro che c'è dalla prima volta che ci siamo trovati fino all'ultima, la settimana scorsa, è sempre alle stelle, abbiamo sempre più voglia e più passione di portare avanti questo progetto. La cosa che con cui io voglio partire in realtà è un detto africano che dice così: se vuoi correre veloce corri da solo, ma se vuoi correre lontano corri con altri. Credo che questo detto racchiuda semplicemente e faccia capire semplicemente quello che noi vogliamo fare. Noi vogliamo fare in modo che, mettendo al centro i ragazzi, più persone possibili partecipino all'educazione attraverso lo sport dei nostri ragazzi. E tutto quello che avete sentito poco fa dai ragazzi, e che tra poco proseguirà con dei rappresentanti del direttivo, dei genitori, degli allenatori, degli sponsor, sono tutte cose che trovate scritte nel libretto, ma sono cose che trovano una realizzazione concreta, magari non tutte ancora, ma un po' alla volta troveranno una realizzazione concreta durante il nostro percorso. E lo faranno perché noi siamo appena partiti, siamo veramente appena partiti, e se chiedete a qualsiasi persona che fa parte del direttivo, 4 mesi fa, quando abbiamo cominciato, se pensava fosse possibile stasera avere 250, 300, 400, quante saranno le persone che siete qua stasera, tutti avrebbero scosso la testa dicendo: ma è impossibile. E invece già questa cosa, la realizzazione di questa serata, è un primo passo per dire concretamente a tutti quello che vogliamo fare. E attenzione, perché vuol dire esporsi. Questa cosa vuol dire esporsi con ognuno di voi, perché noi queste cose le abbiamo scritte e le vogliamo fare, però non le vogliamo fare da soli. Per cui voi, quando siete entrati, avete visto sicuramente che c'è un banchetto fuori. Quel banchetto fuori, sopra c'è un foglio bianco. Su quel foglio bianco ci sono, c'è una penna, c'è la possibilità di scrivere il proprio nome e per poter partecipare. A titolo di che cosa? Lo vediamo insieme. Io ho solo mezz'ora di tempo alla settimana, è tantissima roba mezz'ora di tempo alla settimana, vediamo come poterla sfruttare. Se avete voglia, entusiasmo e passione e volete partecipare e correre insieme a noi per andare lontano, siete benvenuti. Non fatevi pregare, anzi vi prego lo stesso, ma non abbiate paura e timore di scrivervi. Ci incontriamo e parliamo tranquillamente di come poter usufruire in modo prezioso, per
per i vostri ragazzi, per i ragazzi della GSO, in questo progetto che stiamo portando avanti. Progetto che adesso verrà ulteriormente spiegato con altre frasi che i nostri rappresentanti, diciamo così, dirigenti, allenatori, come dicevo prima, e genitori vi leggeranno. Troverete comunque tutto già scritto, però è anche importante sentire certe cose e non avere un foglietto di carta che poi uno magari lo accantona. Desideriamo che il rispetto verso l'arbitro o giudici di gara sia il primo risultato da ottenere. Non vogliamo limitarci alla sola richiesta economica o a disposizione di striscioni a volto campo o a scritte sulle divise dal gioco. Vogliamo riflettere insieme e condividere valori, obiettivi e metodologie attive del nuovo progetto sportivo e educativo della GSO. Insieme vogliamo promuovere momenti culturali ed eventi sportivi per favorire la partecipazione dei cittadini di Casatenovo. Desideriamo che i nostri atleti e i nostri dirigenti durante le competizioni si riconoscano per uno stile sportivo e corretto. Desideriamo far crescere un agonismo sano e rispettoso. Desideriamo sviluppare le capacità individuali di gruppo durante gli allenamenti e le gare, secondo le proprie possibilità. Desideriamo che i nostri allenatori siano un buon esempio in campo e a bordo campo. Adesso lasciamo spazio in realtà ai nostri ospiti. Passo il microfono e la palla a Daniele, che ce l'ha già. Vi ricordo ulteriormente, davvero, il foglio fuori, mi raccomando, perché i progetti da portare avanti sono tanti, più siamo, più riusciamo a realizzarne e più riusciamo a dare la possibilità ai nostri ragazzi di partecipare e di portare avanti l'attività sportiva che preferiscono, come è stato detto prima da uno dei ragazzi. Grazie. Verso i 50 metri, in cui Martina per un attimo piega la testa. E in quel momento lei pensa di perdere l'oro olimpico per il quale aveva lavorato duramente. È vero? Cosa è successo? Allora, buonasera a tutti. Avete visto la gara, era la finale dei 100 metri a Rio, che è stata a settembre. A settembre. Ero campionessa in carica, avevo già una medaglia olimpica nel 2012. In questi 4 anni ho mantenuto il titolo di mondiale, eccetera. Quindi questa gara era da vincere. E io ce l'avevo nelle gambe, no? Questa vittoria. Però le aspettative che si sono create attorno ad una semplice gara, semplice per modo di dire, erano davvero tantissime, quindi non si poteva fallire. E in quel momento, per arrivare proprio dritti al punto, in quel momento in cui sui 60 metri io guardo in basso e poi mi giro, non è perché volessi perdere tempo, perché sui 100 metri non devi perdere tempo, parte quando c'è lo sparo, parti e non pensi più a niente fino a quando non hai tagliato il traguardo, e anche dopo non riesci a capire molto perché sei troppo preso dall'adrenalina, eccetera, dall'emozione. C'è stato un piccolo problema, sapete, il Brasile è molto umido e noi abbiamo fatto questa trasferta lunga in cui abbiamo vissuto nel villaggio paralimpico, in cui ogni giorno c'erano tanti spostamenti, eccetera, faceva caldo. E quindi per me con una protesi è sempre un problema, nel senso che il moncone perde
perde liquidi e quindi diventa più piccolo. Quindi questo che cosa significa? Che la protesi che io indosso, che arriva fino a qui, risulta essere larga. Il giorno della gara, la mattina avevo avuto la semifinale e il pomeriggio, nel prepararmi per la sera, ho detto cavoli, cioè quando ero già nel campo di scandale ho detto qua mi scappa via la protesi. Allora ho cominciato a mettere dentro dei pezzi di fazzoletto, qualcosa di improvvisato, per cercare di creare degli spessori che tenessero la gamba più fissa. Però poi era il momento di partire, quindi ho detto ragazzi, o la va o la spacca. Per fortuna che è andata, perché davvero c'è stato un momento in cui ho avuto questa sensazione di perdere la protesi. E quindi voi immaginatevi nel momento, cioè che aspetti da 4 anni, dire che cavolo, per una stupidata rischi di perdere la medaglia più importante, la medaglia che tutti hanno sognato, che tu hai sognato. E quindi cosa ho fatto? L'esperienza lì mi è servita per mantenere il sangue freddo e dire ok, fermarsi, non se ne parla. Perdere la protesi, speriamo di no, quindi ho leggermente rallentato. Infatti, come vedete, la tedesca, che era quella che è andata a seconda, stava cavalcando, mi stava per prendere. Se fosse stata una gara di 110 metri, probabilmente non avrei preso. Quindi il mio scatto iniziale è servito a prendere la distanza, e poi nel momento in cui ho, tra virgolette, decelerato, non è riuscita a prendermi. E quando ho tagliato il traguardo, che mi sembrava di essermi tipo risvegliata da un incubo, io ho detto, wow, Marti, la stavi per fare grossa, 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 no? E quindi prima di realizzare ho avuto un attimo in cui ho detto che faccio proprio così, e dopo basta, sono scoppiata a piangere e basta, è finito tutto. Ian Segar, però da quando è a Cancù si è abituato che noi in Brianza Ian Segar, allora è diventato Ian Sagar, lo sa anche lui ormai, credo che si presenti addirittura così. Ecco, è arrivato a Cancù ha vinto 3 scudetti ed è arrivato al bronzo olimpico. E anche lui, come Martina, sono usciti da un evento traumatico e lo hanno superato attraverso lo sport. Ecco, che cosa ti saresti aspettato, cioè che cosa vorresti avere di diverso dalla tua vita dopo che hai avuto l'incidente, o cosa sognavi prima di avere l'incidente, e come vivi adesso la tua vita? Sono inglese, avevo un incidente quando eravamo 17 anni, e quindi questo incidente mi ha rovinato la mia vita in un senso, ma però mi ha dato un'altra vita, perché senza gli incidenti io ho girato il mondo, sono stato qua, questo è il mio 5º anno qua in Italia. Io sto leggendo questi parecchi qua, insieme tutto è possibile. Lo sport ci deve unire, non dividere. Devo dire, il mio primo anno qua, abbiamo questo, si chiama il Big Brother House, dove tutti gli atleti vivono insieme. Il primo anno ero lì con un svedese, un tedesco, io inglese e un napoletano, quasi sei nero. Però come io posso esperienza questo in mia vita? Se io stato in una città non molto povera, ma una città normale, in Yorkshire, Barnsley, mia città in Inghilterra. Ma adesso io abito in Milano, io sempre dico la dolce vita, ho incontrato mia moglie qua in Italia. Senza lo sport, senza il chance che mi hanno dato per niente, io non potevo fare tutto questo. Anch'io sono stato a Londra, purtroppo abbiamo finito 4º posto. Ma dopo questa esperienza in Londra lo sento, il mio cuore ancora fa male adesso, perché io giocavo per una medaglia di bronzo, e ho perso. Quindi tutto quei 4 anni io ho tenuto questo
sentimento nel mio corpo, perché non voglio sentire questo mai ancora. In quindi in Rio, quando ho arrivato in ancora in partita per il medaglio di bronzo, mia figlia mi ha mandato un messaggio per la mattina. Lei abita qua con me, andare in scuola in Mariano Comense. Loro hanno fatto lezioni del Paralimpiè e per fortuna ho fatto una foto di me, una tipo paesane da Mariano che è andata a Paralimpiè. E lei ha detto a tutti i suoi classi, i genitori, io, questo è mio papà. E tutto non credevo, sì. Quindi quella mattina lei mi ha mandato un messaggio, papà, sono famoso adesso, tutti vogliono essere amici, tutti vogliono il nome del cellulare. Allora, per forza, e mi prendi qualche medaglia. Durante quella partita, che è una partita meravigliosa, eravamo 10 in su, 10 giù, 10 giù, pare. Ero su, è andato in overtime, supplementare. Erano 2-3 diversi punti in quella partita, quando ho pensato, ho perso. E io ricordavo questo messaggio che mia figlia mi manda quella mattina. E in mezzo a campo la sento indietro i miei occhi, io quasi pianto 2-3 volte su campo durante la partita. Ma questo, capito, il sentimento della mia figlia e come io ricordare. Avevo vergogna quando è andato a casa dopo l'ora, perché ero quasi nel mio sogno, io ho perso, non voglio sentire questo mai più. Per fortuna ho fatto. Ho attento 4 anni per ritornare questa volta sul podio a Rio. Ecco, Martina, e che ti abbraccia in una maniera straordinaria, diciamo. Espansiva. Esatto. Ecco, che cosa in quel momento tu sai perfettamente che cosa rappresenti per Monica Contrafatto. Monica Contrafatto è una bersagliera che ha perso una gamba in Afghanistan durante la missione italiana e che a Londra, mentre era in un letto d'ospedale in attesa di fare la rieducazione, quando c'erano le Olimpiadi, non a Londra, era in Italia, ma quando c'erano le Olimpiadi, le Paralimpiadi di Londra, vede vincere i 100 metri a Martina e dice: voglio mettermi a correre insieme. No, voleva proprio battermi. Sì, lei l'ha sempre detto, ha detto: io ti ho vista, da giù quella lì, la devo battere. Quindi la storia, la storiella che vi, ormai cioè, raccontiamo è che è una storia lieto fine, nel senso che lei era un letto d'ospedale, ha visto questa gara e da lì ha avuto l'input. Allora, grazie ai social, ormai si può comunicare con chiunque. Allora lei mi contattò e io le risposi: sì, guarda, inizia, ti do tutti i contatti su Roma, perché lei sta a Roma. E pian piano ha iniziato ad allenarsi, poi ci siamo conosciute di persona. E poi me la sono ritrovata in nazionale, ho avuto un paio d'anni di stop così, però poi è ripreso ed è arrivata subito, nel giro davvero di pochi mesi, ad un livello che è altissimo, perché come avete visto lei è arrivata terza. E quell'abbraccio, sì, a parte che il modo in cui io ho esultato, tipo per terra, sdraiata, piangere, non capivo niente, lei ha iniziato a fare sì, così. E poi bello, perché finalmente il podio non era più io e le due tedesche, perché prima c'erano altre tedesche sul podio, ma adesso cominciano ad esserci due italiane e una tedesca, quindi anche quello è un orgoglio in più. E questo è anche un piccolo esempio di come la testimonianza che io posso dare, ma come anche ognuno di voi può dare, diciamo, nel portare un messaggio positivo, possa far bene a delle persone che magari noi non conosciamo neanche. E sapere di poter contagiare positivamente qualcuno mi spinge giorno per giorno, diciamo, a non fermarmi in questa azione di promozione, di raccontare quello che viviamo, quanto è bello fare sport, quanto sia utile per formare il carattere. E qua ci sono tanti ragazzi giovani, bambino, ragazzino, ragazzi, giovani, insomma, che immagino che stiano formando il loro carattere.
e dare la possibilità a tutti quanti di poter fare sport senza nessun tipo di discriminazione, oppure senza ambire necessariamente al top level, quindi senza uno scopo prettamente agonistico, credo che sia la cosa più giusta e più bella da fare, perché lo sport deve essere per tutti e i valori che sono intrinseci allo sport sono quelli che poi ci ritroviamo nella vita, e quindi una volta superata la fatica dello sport, a mio avviso, e l'ho vissuto sulla mia pelle, lo riesci a fare meglio anche nella vita. Scusa se parlo tanto, finché non mi stoppi, insomma. Il basket in carrozzina è uno sport di squadra, e al di là del fatto che chi non lo conosce vada a Seveso a vedersi qualche partita alla Riantea, perché scoprirà, vabbè, ci siamo chiariti, quindi posso parlare così anche se non è più politicamente corretto, come dicevo, è tra gli sport fatto da persone disabili quello che più si avvicina allo sport vero, diciamo, per normodotati. Gli altri sono sport simili, ma non è la stessa cosa. Il basket in carrozzina, col tiro da tre, le stesse regole, insomma, è appassionante. È appassionante. Ecco, lo sport di squadra, quando ti ritrovi con un gruppo di persone che hanno tutti più o meno, insomma, gli stessi tipi di problemi, come cosa cambia secondo te, se cambia qualche cosa nel modo di affrontarlo? Well, ancora quando avevo un incidente in ospedale, accanto all'ospedale ci sono una palestra giù, e dopo 4 mesi sdraiato su mia schiena, loro ci tirano su pancia, ti danno una, non so come si dice, un carrello di mocere, dove loro portano i corpi morti giù in ospedale, ma ti danno una di questi adattato con le ruote grandi che sdraiarsi su mia pancia e fanno il primo giro per 4 mesi. Allora ho provato questo finestra, c'era una squadra di basket giù, giocavano lì. La prima volta ho visto e il mio occhio è diventato grande, perché mamma mia, è violento, è forte, tu lo stesso per tutti gli sport disabili, tu devi essere un atleta prima, poi avere una disabilità, perché veramente come il nostro sport, i paralimpiadi adesso è proprio un professionista in ogni aspetto. Ma io ho la character, quando è arrivato in questo mio carrozzina, io non pensavo, oh no, sono handicappato, io non posso fare niente. Io sto pensando, ok, ho questa disabilità, cosa posso fare? Come posso fare? Arrivare su questo stage oggi, ok, cosa posso fare? Mi dai una mano con la carrozzina, per favore prendere la ruota, io scendere su sedia. Ci sono dei modi di fare ogni cosa, io mai ho trovato qualcosa che io non posso fare. E quindi quando ho arrivato in una squadra, in un gruppo, io ho visto gente dietro di me che possono fare tutto di me. È incredibile. E il nostro squadra adesso a me. Lui ha manca 2 gambe e solo 1 braccio, ma la cosa che lui possa fare con la carrozzina è incredibile. Lui si muove con la carrozzina più forte, più veloce di me. Ma è una meravigliosa veramente. E quindi quando noi entriamo in questo gruppo, la disabilità non conta niente, perché io prendo lui in giro per avere un abbraccio, ma lui mi prende in giro perché non posso alzarsi, e non c'è niente, come voi tra amici prendere in giro a tutti gli altri solo perché è divertente, per avere amicizie, per essere un compagno, un pezzo di qualcosa più grande. Quindi, perché dopo il mio incidente ho provato un paio di diversi sport, tennis, nuotare, ma finalmente quando è arrivato il basket in carrozzina
ho trovato mia casa. Io voglio questo camaraderie tra gruppo, perché è sempre in divertente, mai è noioso. Quindi, come tutti gli atleti qua, oggi piacciono essere in un gruppo, un senso di insieme tutto il possibile. Questo bar qua vuol dire tutto. Grazie. Briantea è una polisportiva, quindi noi ci occupiamo di tanti sport in cui sicuramente il basket in carrozzina è il punto di partenza, è stato il punto di partenza nel 1984, ma oggi abbiamo circa 200 atleti tra nuoto, atletica, pallacanestro, calcio e chiaramente iniziano a 7-8 anni, oggi per fortuna appunto già così piccoli i bambini iniziano a fare sport, bambini con disabilità. Non è facile sicuramente coniugare l'attività di vertice, quindi una prima squadra, l'agonismo, la desiderio di vittoria, con il fatto di lavorare per la base, quindi per l'avviamento allo sport. Però credo che questo sia l'impegno e il dovere di ogni società sportiva, la cosa sicuramente che mette più alla prova, perché abbiamo ascoltato pensieri bellissimi, concetti che tutti noi riconosciamo, diciamo sì è vero, questa cosa è giusta, il dirigente è così, lavoriamo in questa maniera, il valore giusto è questo, poi però ci troviamo nella quotidianità dove i sentimenti sono contrastanti, dove ci capita sicuramente a volte di sbagliare e la verità non ha niente da insegnare a nessuno, perché in 30 anni di storia sicuro sono stati fatti passi indietro, cadute, sbagli, errori, ma l'obiettivo è sempre stato quello di, e Alfredo è il primo promotore, di offrire a tutti la chance di fare sport. Questa è veramente la linea guida. Ogni bambino che viene da noi deve poter realizzare il proprio talento, che poi appunto possa essere quello di arrivare alla retina e non fare canestro, ma non importa, cioè deve uscire con il sorriso. E devo dire che questo ripaga tantissimo. Non dico che gli scudetti e tutto quello che abbiamo vinto con la nostra Serie A, con Ian, siano cose meno importanti, non è assolutamente vero. Ce le siamo goduti tantissimo. Però ci sono poi dei giorni totalmente anonimi in cui si entra in palestra e si incrocia appunto un bambino che per la prima volta ha dribblato un compagno ed è riuscito a fare un'azione e andare verso la porta e viene festeggiato come una veramente come se fosse una coppa dei campioni e noi in quel momento specifico capiamo qual è il nostro mestiere, qual è il nostro obiettivo e perché siamo lì. Credo che appunto questo sia tentativo che stiamo facendo e cioè quello di unire lo sport anche di alto livello che richiede sacrificio, che raramente è proprio divertente perché bisogna essere tutti i giorni in palestra, perché ci sono tante regole, perché bisogna farlo anche quando non si ha voglia, con anche però un pensiero, cioè uno sport leggero, uno sport per tutti e anche proviamo. Grazie al tifo positivo che con questo è stato un incontro di quelli fulminanti che ci ha aiutato tanto a crescere, proviamo anche a migliorare la cultura dello sport. Quindi Ian lo sa perché ormai è da 5 anni da noi, a un giocatore viene chiesto non soltanto di essere molto bravo sul campo, ma anche di essere un esempio, un testimone nella vita e per altre persone. Seminiamo, non siamo certi di quello che raccoglieremo, sicuramente non è un raccolto che sarà breve, però il tentativo è proprio quello di lasciare un seme che sta in un cassetto, poi arriverà il momento che magari quel cassetto verrà aperto e qualcuno trova appunto la risposta che cerca, ricordandosi di quello che dicono persone che sono campioni come loro. Grazie. Ma che cos'è? Prima di tutto ce l'avete in mano, quindi compito, stasera prima di andare a letto si legge tutto quel
importante che avete in mano. Secondo, in realtà non so se mi hanno visto, ma quando eravamo a cena Ian ha portato la medaglia di bronzo delle Olimpiadi, io me lo sono messo, mi sono fatto fare anche una foto di nascosto. In realtà, caspita, abbiamo qua degli olimpionici. Un altro applauso, perché avere a Casato Nuovo degli olimpionici, cioè già questo vale la serata. Poi quando Martina ha detto che la medaglia d'oro l'aveva lasciata a Bologna, mi è venuto un nervoso, ho detto che voglio fare una foto con loro, fa niente. In realtà credo che loro ci abbiano dato proprio la chiave vincente per capire quello che vogliamo fare per i nostri ragazzi qui a Casate Nuovo. Vogliamo partire dai fondamentali, non ce li vogliamo dimenticare. Vogliamo partire da ciò che ci unisce, da ciò che a volte magari troppo facilmente si perde per strada, magari concentrati anche da mille altri obiettivi. In questi mesi, 4 sono pochissimi, però abbiamo fatto diversi incontri anche con gli allenatori, con i vari dirigenti, in cui abbiamo lavorato tanto su questi fondamentali, su questi obiettivi. Io devo ringraziare anche loro per la pazienza, per la fatica, per il tempo profuso. Voglio solo raccontare un episodio che magari ci può aiutare a capire quello che la nuova GSO San Giorgio sta cercando di fare. Non so se si possono citare nomi e cognomi, abbiamo qui l'amministrazione, c'è Rete Salute, bisogna stare attenti a come si parla, consiglieri della maggioranza e minoranza, positivo. Voglio raccontarvi un'esperienza che sta nascendo, soprattutto grazie a un'associazione del territorio, la Grande Casa, che è qui anche seduta, anche se non la vedo, l'associazione MLAL, vedo lì Aristide, questi nostri amici che sono seduti lì, che vengono da lontano e che sono entrati nella sezione di atletica, magari ci faranno vincere anche loro, non lo so, speriamo, e con i quali piano piano stiamo camminando. Cioè l'obiettivo è questo per la nostra GSO San Giorgio: far crescere i ragazzi, i piccoli di Casate Nuovo, con un grande desiderio nel cuore, e far sì che questo desiderio possa pian piano tradursi in una vita che diventa piena, completa in tutti i campi. Lo sport è il punto di partenza, se fai bene quello vinci su tutto il resto, vinci nella vita. Ecco allora perché noi ci crediamo in questo progetto, vogliamo portarlo avanti e crediamo molto che lavorare in sinergia con tutti quelli che lavorano sul nostro territorio, dall'amministrazione comunale, a Rete Salute, alle varie associazioni, il mondo MLAL, la Grande Casa, può essere un aiuto, più che un aiuto, una promessa per i nostri ragazzi. E quindi può essere il nostro futuro. Questo è il progetto della GSO San Giorgio. E ringrazio di cuore tutti quelli che in questi mesi ci stanno aiutando, dalla FIGC al CSI, alla nuova esperienza dell'atletica. Un grazie infinito, perché sembrava un sogno impossibile, però pian piano ci stiamo riuscendo. Prima Stefano ha detto: fuori trovate un tavolino, lasciate il nome, se questa serata vi è entusiasmato, buttatevi dentro, perché di lavoro ce n'è, di bisogno ce n'è, e siamo tutti una comunità che deve camminare e lavorare insieme. Quindi grazie di cuore per questa